noi, e questo la rivela un po' a tutti, perché nella penultima riunione qui la gente si arrabbia molto, ti ricordi? Nel senso, quando cominciò a dare degli sciagalli a qualcuno che aveva operato in certi momenti particolari, nel mese di aprile, quando tutta la nostra gente andava in cerca di magari un tempo, di un piatto di pasta asciutta oppure di altre cose per recuperare i beni. Ma qui invece si preoccupava e faceva in modo di fare conferenze di servizio a discapito della collettività. Ecco qua, io adesso dico a voi, ma quelle persone che hanno fatto queste azioni, come le dobbiamo chiamare oggi? Come le dobbiamo interpellare? A mio avviso quella gente aveva ragione a dare quella appellativa, se permettete, perché non era assolutamente giusto che sulla salute pubblica non si possa, un popolo non si possa confrontare. Non è giusto. Guardate, noi siamo fermi, e voi lo sapete, i cittadini di Matanica sono riusciti ad arginare un altro scempio debole, quello su Montemanico. Uno scempio che oggi ci dà, perché se allora nei 48 comuni si erano coalizzati e si era attivata quella discarica, noi sicuramente l'immondizia di Napoli e di altre regioni l'avevamo qui ai frati, proprio dietro a noi. E allora, dietro quell'esperienza, io vi voglio fare il testo per il futuro. Sulle questioni molto forti bisogna fare conferenze cittadine. Nella disgrazia delle popolazioni fare delle decisioni totalitarie non è giusto, non ci saremo mai. Quindi, cari signori, io vi invito a mettere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'Orto questa discussione. Si può fare perché c'è un assessore, c'è il sindaco. Pagatamente noi verremo ad ascoltarvi e nello stesso tempo lottiamo insieme, anzi. Integrati nel nostro comitato per dire con forza no a questo impianto, perché noi non siamo maturi per la gestione di certi impianti, dico anche questo, non siamo maturi, nel senso che siamo a ridosso di lo sapete meglio di me, di organizzazioni mafiose che poi ci mettono sempre un sacco e fanno di questa gestione sicuramente scempio, e anche se c'è qualche scintilla di così dici di buono sicuramente sarebbe usato contro